Barone Vassallo, siamo al 13 febbraio 2024. Buonasera a tutti. Lo so che non aspettate altro, non aspettate altro che un nuovo video di Ornella Mariani. Ornella Mariani che in questo video che vi porto a far vedere, che è stato passato anche sulle reti televisive, quindi credo che sia filtrato a dovere. In questo video Ornella Mariani spara contro di tutti, spara zero contro Speranza, spara zero contro la Meloni, spara zero contro tutti. Partiamo dal presupposto che noi ci separiamo da quello che dice la signora Mariani. Non voglio che questo video, che questo canale possa avere delle conseguenze per quello che dice la signora Ornella Mariani, dalla quale noi ci separiamo. La signora Mariani parla di responsabilità civili e penali, parla di vaccini, parla di varie cose. Noi ascoltiamo asetticamente quello che dice la signora Ornella Mariani, intervista che è passata anche nelle reti televisive. Andiamo. Sentito che fossero vaccinati i figli degli altri, sapendo che vaccino non era. Ma è una mentitrice seriale, quindi ci sta. Io aspetto che la signora la farina di vermi a sua figlia prima di decidere di darla alla mia. Era la domanda successiva, farina di grilli varie ed eventuali, quindi Va direi bene, che. va bene per la signora Meloni, perché mangiatori di merda abituali possono anche mangiare la farina di grilli. È un passo in più che hanno fatto. È un passo in più. Io spero solo che questi cialtroni vadano via presto, perché la deriva di questo paese venga corretta finché si può e perché l'Italia si sganci definitivamente dal mostro UE. Quella che io non chiamo più UE ma UEP, Unione Europea Psicopatici, perché la von der Leyen è una ladra, è la donna più corrotta della storia dell'umanità, ma è soprattutto una psicopatica, punto. Perché solo uno psicopatico può concepire quello che concepisce questa gentaglia. Ministro Roberto Speranza, ragioniere e ministro della sanità per caso, denominatore comune, Lollobrigida, cognato e ministro. Beh, Speranza dice che ha salvato milioni di italiani col vaccino, io dico che ne abbiamo salvati Noi non condividiamo quello che ha appena detto. almeno 4 milioni. Ma c'è un dato che nessun magistrato, ma nemmeno Speranza, ci spiega come mai abbiamo malori improvvisi, effetti avversi e tragedie quotidiane di cui non si calcola più la portata e sono tutti vaccinati. Si è dimenticato Un che si caso, parla di semplicemente un questi caso, non stupidi possiamo progetti credere a che quello che dice la l'Italia signora Mariani. delle fogne di potenza ha dimenticato di spiegarci questo. Ha badato solo a fare la pubblicità alla ditta Angelini perché una persona per bene non avrebbe parlato di rachipirina, ma di paracetamolo. Allora, chiudiamo. Che futuro ci aspetta? A noi? Il futuro della ripresa, a loro la galera, perché andranno in galera e spero che andranno solo in galera, perché di psicopatici in giro ce n'è di qua e di là. Grazie, grazie Ornella, grazie davvero per Ma essere qua. io ti voglio bene, anch'io ti voglio. Partiamo dall'ultima parte dell'intervista. Gli si chiede a Ornella Mariani quale sarà il nostro futuro. Lei ritiene forse troppo ottimisticamente che avremo un grande futuro. Un grande futuro a differenza di questi personaggi cui ha sparato contro in maniera molto pesante. Ha definito la von der Leyen
una truffatrice, l'ha definita una psicopatica, ha definito Speranza un pazzo criminale che deve tornare nelle acque di Fogna di Potenza, l'ha detto la signora Mariani, e ha detto determinate cose molto importanti, come il fatto che la signora Meloni abbia deciso di non vaccinare sua figlia, decisione alquanto criticabile perché al di là delle proprie credenze, delle proprie ideologie, essendo un presidente del Consiglio, doveva dare il buon esempio a chi ha obbligato a comunque fare delle scelte. Ora, scelte giuste o sbagliate, ma la prima persona che doveva dare l'esempio e vaccinare la figlia doveva essere la signora Giorgia Meloni. Inoltre ha chiaramente detto una cosa molto intelligente la signora Mariani, ha detto: mangerò la farina di vermi, la farina di grilli, la farina di locuste, la farina di insetti in generale, quando la signora Meloni farà vedere a tutti che lei lo fa mangiare a sua figlia. Una idea molto giusta, perché allora se noi vogliamo che gli altri facciano qualcosa, dobbiamo dare sempre il buon esempio. Il buon esempio si dà, come ad esempio, parlando della signora von der Leyen, andando all'incontro con i capi di Stato al Parlamento europeo con una Citroën AMI. Attenzione, per chi non conoscesse l'AMI, non intendo l'AMI 8, che è una macchina mitologica bellissima degli anni 70, bensì parlo dell'AMI elettrica oppure della Microlino. Signora von der Leyen non dovrebbe andare con un 4000 V8 Audi a benzina o diesel che sia, dovrebbe andare con queste macchine che lei vuole imporre alla popolazione europea. Naturalmente sappiamo che questo non avverrà mai, loro non lo faranno mai, perché si sta di nuovo ricostruendo quello che in tanti secoli di storia eravamo riusciti a togliere, a sradicare: le caste, ovvero chi comanda e chi obbedisce. Questo era quello che eravamo quasi riusciti a fare prima che determinati personaggi, con una determinata storia inventata, perché dobbiamo sempre ripeterlo, con la determinata storia inventata, sono riusciti a togliere, dopo secoli e secoli di lotte, dopo secoli e secoli di evoluzione, sono riusciti a togliere e sono riusciti a riportarci a quel medioevo che credevamo scomparso e che in effetti, cosparso di pandemie, di crisi, di ingiustizie sociali, di problemi, è stato esattamente riportato in questo nostro 2020. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ditemi che cosa ne pensate della Ornellona nazionale.